Celebrazione in sala consiliare dell'Arab Day a Termoli, un assaggio di storia, cultura, arte e architettura del mondo arabo, oltre che la storia della quinta lingua più parlata al mondo, l'importanza di celebrare il multilinguismo e la diversità culturale, ma anche l'influenza che il Molise e tutto il Mezzogiorno ha avuto dalla cultura araba. Una delle lingue che ha più suoni, difficile ma affascinante, ha moderato l'incontro Carmela Basile, responsabile Europe Direct Molise. Oggi celebriamo la giornata mondiale della lingua araba. L'associazione Salam è già dal 2019 che celebra questa giornata. In questa giornata noi cercheremo sempre di dare sporviamo un po' le conoscenze sulla storia della lingua araba, sull'architettura che la troviamo presente anche qui in Italia, soprattutto in Sicilia, la medicina, la matematica, anche la moda, la musica. L'arte. La lingua araba è una lingua molto ricca, affascinante perché ha il suo fascino, ha la lingua che ha più lettere nel mondo, ha più suoni, è un po' difficile anche perché ha i suoni che non esistono nell'Occidente, la pronuncia per gli europei è un po' difficile. Noi oggi faremo un po', diciamo, uno spoiler sulla questa cultura, soprattutto sulla lingua, e come già esiste nelle nostre terre, anche nel Molise, ci sono adesso i relatori che presenteranno delle slide in cui ci sono presenti delle parole che usiamo qua nelle nostre terre, soprattutto nel Molise, che hanno origine araba. Oggi qui al comune, come ogni anno, la nostra amica Nen ci porta a conoscere il mondo arabo e le tracce che ci sono nella nostra città. Oggi con i signori della porta abbiamo conosciuto e abbiamo approfondito tutti i passaggi del mondo arabo qui a Termoli. È stato davvero interessante. Abbiamo avuto ospiti come i ragazzi del CPIA, che sono persone che vengono da un'altra cultura, da un altro paese, che sono qui oggi ad integrarsi. È stato davvero interessante. Ogni anno lo facciamo e l'amministrazione è sempre vicina a persone che vengono da altri paesi per questo scambio interculturale e quindi noi siamo sempre pronti ad imparare, ma anche a far imparare la nostra cultura. Ma anche gli interventi improntati sulla storia per comprenderla e che ha caratterizzato la crescita culturale di Termoli e dell'Italia meridionale nel periodo alto medievale. Gli interventi di Domenico e Giuseppe Laporta, padre e figlio, che studiano la storia da tanto tempo e che hanno coadiuvato con il loro contributo la giornata di celebrazione e di condivisione. Il mio intervento riguarderà principalmente la storia che ha caratterizzato la crescita culturale di Termoli, ma non solo di Termoli, di tutta l'Italia, principalmente l'Italia meridionale, nell'età alto medievale e nell'età più prossima a noi, ma anche tutto l'Occidente, perché è uno studio che si basa sulle influenze che sono giunte nella cultura non solo linguistica, tipo i prestiti linguistici che sono stati dati, ma anche nell'architettura, gli stili che si vedono all'interno dei nostri monumenti, all'esterno, le facciate, il romanico pugliese, l'evoluzione del romanico tra romanico e gotico in alcune zone dove non rispecchia i cosiddetti canoni del gotico, ma rispecchiano invece una visione del tutto orientale.